Müller che si fa ipnotizzare da Andersen. Passano pochi minuti, però la Germania va in vantaggio con questo gol di Lukas Podolski. 100 presenze, 27 anni per lui, l'ex Colonia dal 1 luglio giocherà all'Arsenal. 1-0 per la Germania, passano 5 minuti e la Danimarca però pareggia con Crondelli che sfrutta al meglio la torre di Bentner e batte Neuer. L'1-1 della formazione di Morten Olsen, Crondelli aveva già segnato all'esordio contro l'Olanda. Super Mario Gomez qui non sfrutta una buonissima occasione. Andrei Schürrle, occasionissima anche per lui nel secondo tempo, il lancio di Hager, Niklas Bentner che va giù, si lamenta l'attaccante, l'arbitro Carbaglio lascia correre, si va dall'altra parte, Mesut Özil dentro per Lars Bender, il gol della Germania, il 2-1 dei tedeschi, primo gol in nazionale per il giovane del Bayer Leverkusen, finisce qui, non ci sarà più tempo, la Danimarca saluta l'europeo, la Germania chiude il girone B a punteggio pieno, ai quarti affronterà in una sfida tutta particolare la Grecia.